È atterrato poco prima delle 9 al Parco Virgiliano Papa Francesco per la seconda volta in visita a Napoli. L'occasione è il convegno sulla teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo, organizzato dalla Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale dedicata a San Luigi in via Petrarca. Ad attenderlo al suo arrivo il cardinale Crescenzio Sepe, poi il saluto con le autorità presenti, sindaco, prefetto, governatore, prima di prendere posto sul palco allestito nel giardino dell'università dove si sono alternati i diversi interventi. E poi il discorso di Papa Francesco che parla alla platea di teologia del dialogo e dell'accoglienza a concludere una mattinata che conferma Napoli città di pace e capitale del Mediterraneo. Il Mediterraneo è matrice storica, geografica e culturale dell'accoglienza carismatica praticata con il dialogo e con la misericordia. Di questa ricerca teologica Napoli è esempio e laboratorio speciale. Buon lavoro. Non possiamo che essere onorati e commossi di questa conclusione di un intervento bellissimo, illuminante e profondo del Santo Padre che ancora una volta ci ha dato l'onore di venire a Napoli, ma devo dire gli interventi di tutte e tutti della mattina, è stata una mattinata straordinaria dal punto di vista culturale, etico, morale, politico, filosofico, spirituale, un messaggio forte e potente di quello che è stato e deve essere il Mediterraneo. Un mare in cui i popoli si incontrano e non bisogna mettere i popoli gli uni contro gli altri, ma unirli per costruire un nuovo Mediterraneo. E Napoli in questo vuole essere un laboratorio speciale ed è quello che stiamo cercando di fare in tante e in tante. Questa mattinata ci dà una grande forza. E le parole del Papa che fanno seguito alla dichiarazione sulla fratellanza tra le religioni e i popoli di Abu Dhabi del 4 febbraio, adesso Napoli, insomma mi sembra che si sta delineando una visione che va molto oltre le miserie delle contingenze politiche e istituzionali. Quando parli questo linguaggio non devi mai pensare al consenso, questo vale per tutti e vale anche per i politici. Ecco perché Napoli ha scelto di non essere complice e di non essere indifferente. Non ci interessa questo oggi in termini di share, di like o di consenso dell'opportunismo del momento può significare. Noi siamo onorati del fatto che umilmente le nostre parole si ritrovano nei discorsi che aprono strade, percorsi di vita come quelli del Santo Padre, ma non solo, perché se vediamo anche le rappresentanze delle altre religioni che erano presenti stamattina, è il segnale che qua non c'è un linguaggio univoco, è l'unità attraverso le differenze. Questo è un messaggio molto forte e credo che oggi è un giorno di svolta. È un giorno di svolta per il Mediterraneo, per Napoli e per tutto quello che può rappresentare il Sud Europa nel futuro anche per il continente intero. Io sono un laico, per esempio, non sono credente ma sono profondamente laico e mi fa molto piacere che di questi tempi mi riconosco molto di più nelle parole del Papa che di tantissimi politici che stanno in giro per il mondo. Questo qualcuno lo può vedere come un segno di declino, può essere, però anche il segno a mio avviso che quando ci sono momenti di crisi devi trovare nel profondo quella forza che non sta tanto fuori di te ma sta dentro. Perché per cambiare il mondo devi fare la rivoluzione interiore innanzitutto. E allora in questo le religioni possono svolgere un ruolo sicuramente importante. E basta verificare che i due testi principali ai quali anche un laico si ispira, almeno per quanto mi riguarda, sono la Costituzione e il Vangelo. E mi è piaciuto molto un passaggio, quello finale, del professor Sergio Tanzarella. Ha fatto un intervento bellissimo, non solo lui, ha detto il Vangelo non va preso come un calmante. Essere rivoluzionari significa avere visioni per costruire un futuro migliore. Io credo che oggi Napoli ha scritto la pagina del nuovo umanesimo, ne sono assolutamente convinto, è quello su cui stiamo lavorando da parecchio tempo. Come si concilia questo messaggio che parte oggi da Napoli in un ambito politico nazionale dove a livello di governo sembra che si vada in direzione opposta? Qua si è volato alto, là si vola molto basso. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Figlio, Spirito Santo. Per favore pregate per me. Grazie.